Per 20 minuti la Fiorentina ha affrontato il Cagliari con spigliata superficialità e così sono stati i bianchi di Tiddia, sì, Tiddia, con tante scuse per Gigi Riva, a menar la danza lenta e dolce, guidata in campo dal mago Brugnera. Nella tela del ragno sardo ci sono cascati tutti, meno lui, il solito Antonioni. Correndo in diagonale alternata e con la solita fantasia degli allunghi e degli arresti, ha cercato di svegliare i suoi, rei di non assecondarlo. Così, per esemplificare, guardiamo come sbaglia Desolati. Nella ripresa entra Bruni, centrocampista, assente da lunga pezza, e esce Ferroni, un difensore. Noi vi diciamo queste cose e voi guardate pure quanto sbagliano sotto rete i Viola. E qui è la Magni a dire di no a cose fatte. Bene, con Bruni la mossa tattica è azzeccata, visto che il Cagliari è principe di giostra sul centrocampo. Il Cagliari ha il merito di essere ordinato, di reggere con disinvoltura all'urto e attacca raramente. Per il suo Selvaggi, disco rosso con Tendi, destinato a fare il salvatore della patria. Comunque è il Cagliari che passa. Da Corti a Piras, sullo svarione difensivo complice il vento, vediamo Mister Galli, anzi Mister Bermuda e guantoni gialli, rimanere di stucco. Reazione asfissiante, subitanea dei Viola. Corti para tutto, il tempo passa e anche Benedetti l'arbitro si incanta. E passano anche Viola, in pieno recupero, 2 minuti oltre il limite con Tendi. Un mancino e sfodera il destro, forse in omaggio arriva. Comunque è il pareggio in fondo gioco.